Oggi siamo qui in Cassa Rurale Valsugana e Tesino per un appuntamento all'interno del percorso Officina Cooperazione, un progetto promosso da Fondazione Valtes in collaborazione con la Fondazione Trentina Cile De Gasperi per promuovere quelli che sono i valori della cooperazione, quelli che è la storia della nostra cooperazione. Un percorso che ha visto 15 ragazzi giovani fra i 20 e i 27 anni partecipare ad un primo weekend formativo nel Bleggio e che li vede oggi approfondire un po' quello che è il contesto del credito cooperativo con gli esperti della nostra Cassa Rurale, con la Cassa Centrale Banca e nel pomeriggio incontrare il direttore della Federazione Trentina della Cooperazione. Un percorso che li vedrà poi partire, andare nel territorio dell'Emilia Romagna per incontrare alcune cooperative di quel territorio e poi un viaggio importante che li vedrà protagonisti nel mondo tedesco sulle tracce di Raiffeisen, quindi di nuovo sul credito cooperativo, per finire poi con una visita alla Banca Centrale dell'Europa. È un evento, un percorso che riteniamo significativo, che riteniamo importante, per aiutare le nuove generazioni a capire quelli che sono stati alcuni processi storici, per capire alcune figure che hanno cambiato il nostro modo di vivere e il nostro atteggiamento nei confronti anche di quello che è l'economia civile, quindi un'economia che vede l'uomo e vede alcuni valori al centro e che riteniamo molto, molto importanti. E quindi oggi è una tappa di questo percorso che ci vedrà impegnati da qui fino a maggio circa con questi ragazzi che hanno voluto dedicare del tempo e delle risorse a questo importante progetto. Officina Cooperazione è un progetto speciale che sta portando 17 ragazzi appartenenti al territorio di competenza della Cassa Rurale Valsugana e Tesino alla scoperta dell'economia civile e nello specifico del mondo della cooperazione. I ragazzi a inizio marzo hanno svolto un weekend di formazione nel Bleggio con l'obiettivo specifico di conoscere qual è il mondo della cooperazione trentina e come si è sviluppato, come è nato. A breve andranno a Bologna a conoscere un sistema di cooperazione differente che è quello emiliano-romagnolo e poi a maggio i ragazzi saranno impegnati in Germania a conoscere il sistema di Raiffeisen, il sistema cooperativo tedesco. Il progetto si concluderà poi sempre a maggio e a giugno con una restituzione al territorio di quella che è stata l'esperienza, ma anche all'interno del sistema scolastico, perché l'obiettivo di questo progetto è non solo quello di formare 17 ragazzi sul tema della cooperazione, ma anche di lasciare ai ragazzi delle scuole e al territorio da cui provengono quello che hanno appreso, quello che hanno imparato sulla cooperazione, sulla loro comunità. Sono Ronnie Mattei e frequento il primo anno presso il corso di studi internazionali qua a Trento. Ho scelto di partecipare a questo progetto perché è evidentissime le differenze socio-economiche che contraddistinguono purtroppo la nostra epoca. Per questo vorrei cercare di conoscere e capire nuovi modelli di sviluppo attuabili e che posso portare a conoscenza della mia comunità locale. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Alessandra Bembo, studio al terzo anno di studi internazionali qui a Trento e sono di Prato e ho scelto questo progetto innanzitutto perché mi interessava conoscere meglio il mondo cooperativo e soprattutto per conoscere il territorio trentino, dato che appunto non è il mio territorio di provenienza, e questo progetto mi sta portando a poter esplorare meglio tutto il territorio e le dinamiche in esso presenti e capire anche come funziona la cooperazione, il mondo cooperativo e come questa economia civile possa essere una prospettiva futura per la riduzione delle disuguaglianze e per la creazione di un mondo migliore. In questo progetto abbiamo incontrato diversi personaggi, abbiamo conosciuto anche nuovi luoghi, essendo il nostro un gruppo molto eterogeneo, da persone da diverse parti del Trentino. Abbiamo conosciuto e approfondito la figura del Guetti, che ha portato e ha fondato un po' la cooperazione trentina, e di come si è riuscito a sollevare una comunità in grave crisi, quella del Bleggio, e riuscire a rendere un territorio più prospero grazie appunto alla cooperazione.
Nelle prossime tappe del progetto andremo a vedere il funzionamento della cooperazione e dei consorzi a Bologna. Come ci hanno già spiegato gli esperti con cui abbiamo avuto il piacere di parlare durante l'incontro al Bledge, si tratta di una cooperazione molto differente rispetto a quella trentina, e poi ci sposteremo in un contesto internazionale, cioè in Germania, andando a vedere la realtà di Raiffeisen e la Banca Centrale Europea a Francoforte. Quindi questo spostamento ci permetterà di vedere la cooperazione nel mondo di oggi, che è un mondo interamente globalizzato e interconnesso.